Abbagendo! Non lo sai che ho fatto sempre questo. No, bravo, senza voi di questa frase. Era che era figliolo, ma poi mio figlio non era nato. E quindi non era nato ancora, non lo vedete. Campionato di seconda categoria e Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione in compagnia del collega Ivano Verducci, buon pomeriggio con amiche e amici di Telemelito e Radio Studio 95. Le formazioni melitese Manti, Pizzi, Aziz, Laganà, Trapani, Pansera, Bruno, Gurneri, Giuseppe, Barreca, Candido, Zaccone e Caracciolo. A disposizione del mister Ciccio Scordo, Ida, Nucera, Merri, Martino, Marrari, Gurneri, Pansera e Latella. Antonimina, Alvaro Cannatà, Diop, Andrea Terranova, Carmelo Terranova, Parrotta, Giordano, Romano, Monteleone, Macri e Ponente. A disposizione del mister Silvio De Girolamo, Lacopo, Piccolo, Luli e Tropeano. Sì, siamo alla quarta giornata di questo campionato di seconda categoria, Girone E, Reggio Calabria. Si affrontano la Melitese e l'Antonimina, la Melitese in maglia rossa, mentre l'Antonimina in maglia blu. Per la Melitese l'unico risultato alla quale la dirigenza e quindi anche tutti gli atleti e il parco anche degli allenatori vogliono solo e soltanto vincere oggi, l'unico risultato che viene richiesto in quanto soltanto 3 punti in queste prime giornate sono un po' pochine per le ambizioni dei melitesi che oggi, ricordiamo, sono in maglia rossa. 1:15:00 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Polisportiva Melitese e Antonimina. Intanto vi ricordo che l'incontro è diretto dal signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, in possesso di palla la formazione locale, manovra il bomber Zaccone, si smarca ma non riceve, Zaccone tiro, grande parata del portiere, sta solo davanti al portiere, ha saettato, ma sì, è una occasionissima per la Melitese, tutti i pochi spettatori oggi presenti hanno gridato al gol, ha accicato la palla Ciccone e il capocannoniere, da lui non ci aspettiamo questi errori. Comunque la Melitese comincia bene, comincia decisa a far su oggi, a fare suoi oggi 3 punti. Attacco ora in questo momento la Melitese con Pizzi, il portiere esce male dell'Antonimina, può essere preda la palla, cross al centro, respinge ancora, sempre la palla e ballonzola là in aria, fallo per l'Antonimina. 3 grosse occasioni nello spazio di qualche minuto per i padroni di casa. Comincia a sprombattuto, come si suol dire, la squadra di mister Scordo, che oggi si può ben vedere e gioca con un 4-3-2-1-2, perché Candido è più un centrocampista d'attacco e poi i due in avanti, il duo
i bomber della Melitese, Zaccone, che lo ricordiamo ulteriormente, è fino ad oggi il capocannoniere con 3 gol, e Caracciolo. Poi quindi i 4 di difesa, che come hai ben detto sono Pizzi, Aziz, Laganà e Trapani, e poi il centrocampo con Bruno Pansera, Gurnari e Barreca, quindi candido un po' più avanzato, quindi una squadra votata all'attacco. L'Antonimina ha forse qualche assenza di troppo, vediamo come si evolverà l'incontro. Per ora, e questo è l'errore di Zaccone, per ora l'occasionissima di Zaccone ha fatto gridare al gol tutti. È pronto Candido in aria, il passaggio non viene azzeccato da Caracciolo, Candido si era portato quasi a ridosso dell'area piccola del portiere, nulla da fare, si riparte con l'Antonimina in attacco con la palla a Macri. Lo sgusciante Caracciolo, 91 sulla schiena, uno dei giovani più promettenti di questa squadra, proviene dalla calcistica Spinella, che ha fatto una specie di accordo, anzi un accordo vero e proprio con la Melitese, partecipano anche al campionato regionale Under 19 e sono alcuni giovani, appunto questo Caracciolo, ma ce ne sono altri che si stanno mettendo in luce e che partecipano, come si diceva, anche al torneo regionale, una bella vetrina. Un'ottima strategia questa, quella approntata dalla dirigenza della Melitese e quindi anche la calcistica Spinella, che ha deciso quindi di seguire questo comportamento, di poter quindi usufruire di una squadra di seconda categoria per lanciare i propri giovani, e credo sia una delle decisioni più belle. E attenzione, ora l'Antonimina si era fatto pericoloso in attacco, era da solo, c'era Ponente che poteva servire da solo in aria Macri, ma questi sbaglia completamente il tocco e a questo punto forse si salva la retroguardia della Melitese, si era trovata impreparata. Intanto ancora in attacco il Melito con Gurnari Giuseppe, ora il lancio a cercare Candido a destra, da sinistra verso destra, Pansera che lotta a centrocampo, recupera la palla l'Antonimina e solo in avanti Ponente, non un po' nulla contro la retroguardia con Trapani, che fallo laterale, lascia la palla in fallo laterale che viene già battuta dalla Melitese. Per ora naturalmente c'è il predominio della Melitese. 6 minuti e 10 secondi al Mauro Simone di Melito Porto Salvo, è sempre il risultato ad occhiali. Caracciolo viene anticipato dal suo diretto avversario, mette la palla a terra Pizzi, scambia con Candido, non si intendono i due, palla che schizza oltre la linea di fondo. La Melitese ha tentato in questo scorcio di gara per 3 volte di portarsi in vantaggio, ma in altrettante occasioni è stato bravo il portiere Alvaro a smanacciare. L'Antonimina si schiera con un 4-4-2 classico, quindi una squadra che non ha timori riverenziali o sudditanze psicologiche, farà la sua partita e cercherà di ottenere il massimo dei risultati possibili, cioè la vittoria, e in subordine il pareggio, però sarà come al solito sarà il campo a deciderlo. Sì, possiamo intanto dire la classifica alla terza giornata, questa è la quarta, abbiamo il Catona che è a 7 punti, poi c'è Villa San Giovanni con 5, l'Antonimina troviamo assieme a Croce Valanidi, al Nuovo Polistena Calcio, al Reggio Callina con 4 punti, poi l'Atletico Melicucco assieme alla Polisportiva Melitese a 3. E quindi il Lazzaro con 2, poi chiudono la classifica l'Audax Ravagnese, la Campese e con 0 il Varapodio, che è stato sconfitto 2 domeniche fa dalla Melitese qui in casa. Quindi una vittoria a questo punto oggi della Melitese la porterebbe a scavalcare anche l'Antonimina e quindi a potersi stagliare nelle zone alte, che è quello
a cui, torniamo a ripetere, ambisce la dirigenza. Osserviamo ora intanto questo calcio d'angolo da parte dell'Antoni Mina. In aria fanno movimento i vari ponente Macri e Monteleone, che bisogna anche ricordare che Monteleone, la dirigenza dell'Antoni Mina, lo dava incerto all'inizio dell'incontro. Attenzione a questo pallone che ballonzola fuori gioco, decretato dall'arbitro Macri. Si salva quindi Manti e riparte la Melitese con Pansera Bruno, che guarda i compagni, il sinistro Divino. Ecco, ha cambiato verso Zaccone. Trapani, che dava a Zaccone, palla arriva direttamente al portiere. Nulla di fatto, nel periodo non collegato non è successo granché. Sono 9 i minuti nella prima frazione di gioco. Comunque l'Antoni Mina, come si diceva, non intende sacrificarsi sull'altare delle esigenze della Melitese, e quando ha l'occasione fionda a rete. Pochi minuti fa ha cercato la via del gol anche sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e questo la dice tutta sulle ambizioni della squadra ionica della Locride, che, come si diceva, vuole tornare nella sterminata Locride con un risultato positivo. Attacca alla Melitese, manovra Gurnari, Bruno Pansera apre su Pizzi, limite dell'area, Zaccone, Caracciolo, Gurnari, il tiro di Caracciolo, la deviazione, la rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Dopo 10 minuti e 29 secondi nel corso della prima frazione di gioco, al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo non è cambiato proprio nulla, 0-0 è il risultato iniziale. Attacca ora la Melitese, invocava la concessione di un calcio d'angolo. Non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Alessandro Meduri della sezione di Reggio Calabria, che decreta una semplice rimessa dal fondo campo. Ha fatto prevalere una supremazia territoriale nella formazione di casa, fino a questo momento ha pure tentato la via del gol in almeno 3 occasioni, ma il risultato rimane invariato, 0-0. Sì, mi pare comunque di vedere, a differenza dall'inizio, che l'Antoni Mina si è disposto con 5 in difesa, un 5-3-2, quindi è molto temuta. Vi sono Diop, Cannatà, si è fatto male ora cadendo Terranova Carmelo. Sono quindi assieme quindi anche a Terranova Carmelo, vediamo Cannatà, Diop, Terranova Carmelo e Parrotta nella linea difensiva. Quindi non so se è una tattica provvisoria, ma comunque l'Antoni Mina si è disposto, come si suol dire, rinunciatario in questo inizio di partita. In attacco ricordiamo che Monteleone non è al meglio oggi, Monteleone e Ponente fanno il duo d'attacco della squadra in maglia blu. Ora è rimasto a terra Diop, si chiede l'intervento della panchina e quindi si perderà qualche minuto ancora. Pansera ha già la palla in mano, vediamo se poi verrà restituita. Possiamo anche dire che oggi il tempo non è dei migliori, nel senso che questo vento disturba un po' la gara e quindi anche l'espressione tecnico-tattica delle due squadre. Se c'è che il vento è un segnale buono,
perché così probabilmente non pioverà. Sì, sicuramente se rimane questo poco di vento avremmo ancora l'opportunità magari di vedere tutto l'incontro con Telemelito e quindi non rischieremmo un nubifragio, anche perché ultimamente il tempo da noi è un po' particolare, nel senso che oggi anche scirocco, quindi non fa nemmeno tanto freddo, siamo al 3 novembre, siamo già abbondantemente in autunno, quindi le temperature sono sopra la media. Abbiamo visto anche i disastri che ci sono stati in tutta Italia, in special modo in Veneto e in altri posti, e niente, ci dobbiamo abituare, dicono gli esperti, a queste temperature. E quindi certo, guardando l'incontro, il vento creerà non pochi problemi alle due squadre, però giustamente meglio così che peggio. Attenzione ora all'attacco di Caracciolo, è pronto a tirare da fuori aria, respinta dalla retroguardia dell'Antonimina. Ancora Caracciolo alla palla, viene toccato fallosamente da Monteleone, calcio di punizione, si lamenta Monteleone, ma il suo intervento è stato falloso, l'arbitro lo ha fischiato e si avvicina sempre alla palla il numero 10 Bruno Pansera, e sono 6 in aria da parte della Melitese, pronti ad approfittarne, sono tutti sulla zona sinistra del campo, sicuramente convergeranno verso il centro. Punizione per la Melitese, sulla linea di battuta c'è Bruno Pansera, 3 uomini in barriera, si posiziona l'arbitro al meglio, parte il tiro cross, c'è una deviazione, palla che rimane lì, anche un giocatore della Melitese rimane dolorante a terra, si rialza, dovrebbe trattarsi di Caracciolo, il giocatore rimasto importunato, anzi si tratta di Aziz, sta rientrando nei ranghi, tutto ok, si può proseguire, sempre 0-0, la Melitese in questa fase gioca con un 4-3-2-1 che può diventare 5-3-2, ma comunque la formazione ospite non ha nulla da perdere e si lancia con tutti gli organici quando può, come in questa fase, alla ricerca del gol. Nel possibile vantaggio, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro, in possesso di palla con questo lancio verso Caracciolo, viene stretto in Sendovic, finisce col perdere palla, ma conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. 16 minuti nel primo tempo, sempre 0-0, insiste la Melitese verso Zaccone, cerca di farsi largo, viene però spinto lateralmente e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione di casa. Sì, calcio di punizione per la Melitese sulla zona sinistra d'attacco. Come dicevi prima, la Melitese gioca con il 4-3-1-2 perché Candido non è un attaccante, quindi non facciamo un 4-3-3, ma parte da 10, è un centrocampista d'attacco in questo momento. Il duo d'attacco sono Zaccone e Caracciolo, e sono già Zaccone pronto a battere questo calcio di punizione, qualche volta ci ha deliziato con i suoi spunti proprio sul calcio di punizione, pronto a battere la staffilata, respinta dal portiere, la Caracciolo non riesce ad impattare il pallone, incredibile, calcio di rigore però decreta l'arbitro, in effetti sembrava strano che non avesse avuto l'opportunità di metterla dentro, l'arbitro ha visto che è stato trattenuto oppure toccato da dietro in qualche modo, perché era incredibile non aver impattato il pallone. Si arrabbia comunque Diop con l'arbitro, viene un po' trattenuto,
calcio di rigore decretato, Caracciolo era lì per fare il tap-in in rete, comunque calcio di rigore per la Melitese, passiamo il microfono a Domenico Salvatore per il commento. Stentano un attimino i giocatori ospiti a calmare l'ira funesta del giocatore che avrebbe commesso il fallo era netto, c'era, l'arbitro era lì a due passi, non ha avuto nemmeno una piccola esitazione nell'indicare il dischetto da cui il rigorista Bruno Panzera tenterà di battere Alvaro. Ce lo descrive Ivano Verducci. Sì, è pronto lo specialista Bruno Panzera, un sinistro sopraffino è il suo, vediamo oggi, ed eccolo ancora lui, Melitese in vantaggio. Siamo al 19° minuto del primo tempo, un calcio di rigore che è simile a quello che avevamo visto qualche settimana fa contro il Varapodio, è sempre Bruno Panzera che la piazza all'angolo a sinistra, sembra un replay della volta scorsa, è bravissimo a calciare questi i tiri da fermo e un gol da maestro, da numero 10. Bruno Panzera che ha militato anche nel campionato di Serie D ai tempi della Valle Grecanica, che ha trasformato impeccabilmente, il portiere si è scatapacciato in orizzontale, forse ha pure sfiorato il pallone, ma che però è carambolato beffardamente in fondo al sacco. Sì, è quasi impossibile prendere questi tiri da parte del portiere, chissà che non ha visto le immagini della nostra telecronaca l'altra volta, perché si è tuffato deciso alla sua destra, dove naturalmente Panzera l'altra volta aveva segnato il rigore, però non ci è arrivato ugualmente, perché il rigore è stato battuto veramente in maniera eccezionale. Gol e quindi vantaggio meritato da parte della Melitese. Panzera, come lo hai ricordato tu, ha calcato campi di categorie superiori, si vede la sua intelligenza tecnico-tattica, perché non è solo tecnica la sua ma anche un'intelligenza tattica. Bello ora questa Barreca, entra in aria, vediamo dalla destra, cerca di servire Zaccone, viene anticipato in calcio d'angolo dalla retroguardia dell'Antoni Mina, che lo sto vedendo in grosse difficoltà. Rimessa laterale per la Melitese già battuta, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro Zaccone, e finalmente l'arbitro si decide a fermare il gioco ed andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta del bomber Vincenzino Zaccone, dolorante a terra, entra il massaggiatore convocato dall'arbitro con la sua magica bomboletta spray, c'è da giurarsi che fra un attimo il giocatore si rialzerà come se nulla fosse. Intanto mister Ciccio Scordo impartisce le ultime disposizioni tattiche, convoca a sé il numero 23 Pizzi, non è evidentemente soddisfatto se non del gioco, ma almeno del risultato, che il mister vorrebbe mettere subito nel freezer. Sì, intanto sempre con il solito fair play che ormai grazie a Dio vediamo nei campi di seconda categoria e anche in quelli superiori. Comunque la Melitese restituisce il pallone, Zaccuri si è alzato senza alcun problema, spero, e si continua. L'Antoni Mina cerca di attaccare, palla che rimane sulla tre quarti della Melitese, Barreca viene colpito però involontariamente naturalmente, ma è calcio di punizione, è stato toccato ad un occhio con una quasi sforbiciata da parte del numero 7
Giordano dell'Antonimina, si riparte con la Melitese e Pansera che retrocede fino quasi alla difesa a prendersi questo pallone e a cercare di inventare, ecco, qualcosa per la squadra di casa. Cerca Zaccone, lo trova, Candido si fa vedere, ora vola sulla destra, viene lasciata la palla a lui, non si accorge che Zaccone aveva lasciato la palla. Comunque la Melitese usufruisce di un fallo laterale battuto direttamente dal numero 23 Pizzi, e ora l'Antonimina recupera, fallo laterale per l'Antonimina, va a battere Cannata. 23 minuti e 40, sempre 1-0 per la Melitese. L'unico gol della partita è stato messo a segno da Bruno Pansera al 19esimo su calcio di rigore concesso dall'arbitro, il signor Alessandro Meduri. Il rigore c'era tutto, l'arbitro non ha avuto nessuna difficoltà nell'indicare il dischetto. Sì, un bel tiro, il portiere dell'Antonimina Alvaro Giuseppe è riuscito a deviare quel pallone in qualche modo, la palla era lì sui piedi di Caracciolo, il quale non poteva far altro che metterla dentro con un tapin. Ecco, quel calcio di punizione, intanto un intervento senza tempo, come si suol dire, di Macri, che va a falciare direttamente Zaccone. Comunque dicevamo di Caracciolo lì nell'aria, sembrava strano che non avesse messo dentro a due passi, però era stato toccato da dietro, noi da qui non ci siamo accorti subito, ma ci ha pensato l'arbitro Meduri, che era a quattro passi proprio da Caracciolo, ad indicare il dischetto. Il rigore c'è tutto, altrimenti avrebbe segnato Caracciolo. Calcio di punizione ora sulla tre quarti, Zaccuri sembra prepararsi a tirare in porta, è un po' una lunga rincorsa, anche se sono in cinque lì in aria. Credo che però preferirà crossare. Vediamo, parte, no, tira direttamente in porta, respinge ancora il portiere come prima, quasi sull'azione del rigore. Il portiere respinge, si trova spesso in difficoltà. Alvaro ha respinto, lì non c'era nessuno della Melitese stavolta. Palla in fallo laterale, ecco ancora che sguscia Caracciolo. È davvero un Inzaghi nell'aria, se così possiamo dire, sta cercando di mettere veramente, di far impazzire la retroguardia a 5 dell'Antonimina. A me era sembrato calcio d'angolo, non è dello stesso avviso l'arbitro, il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria. La sua parola è quella che conta, per fortuna. Sì, io non me ne sono accorto, a dire la verità. Ora qua un intervento a gamba tesa del giovane Barreca, calcio di punizione per l'Antonimina, non me ne sono accorto, però comunque l'arbitro ha così deciso, le proteste non ci sono state poi così tante da parte della Melitese, quindi si ritorna a giocare. Intanto l'Antonimina spinge in avanti, ecco, i cinque uomini in difesa dell'Antonimina continuano a rimanere, diciamo, rintanati, se quasi si può dire, sulla loro tre quarti, eccoli un po' più avanzati. Ora l'ultimo a tenerli un po' impegnati c'è solo Caracciolo, ora addirittura Zaccone è anche più indietro di Candido. Fallo laterale comunque per la Melitese, ecco che viene cercato Candido, che non pensava di poter interagire. Attenzione a questi palloni, che Manti deve tornare indietro a riprendere la palla, bisogna stare attenti perché, come ti dicevo prima, il vento influisce su questo. Hai visto, il pallone ha fatto una brutta traiettoria e Manti quasi è trovato un po' in difficoltà, qualcuno dalle tribune ha avuto dei brividi. Diop comunque, Barreca lo ferma e Diop con la sua stazza lo fa rotolare per le terre, come si suol dire. Calcio di punizione che viene ora battuto dalla Melitese, tornano a sprombattuto, vedi, tutti i giocatori dell'Antonimina. Comunque la Melitese sembra avere in pugno l'incontro. La Ganà con molto mestiere piazza la palla, fa a sua volta piazzare i compagni,
scaraventa però in un posto dove non la deve scaraventare. Attenzione, il portiere stava per essere beffato ancora una volta. Alvaro è un po' indeciso in queste prime battute, il portiere dell'Antonemina. Chiaro che i figli del capriccioso re, il mitico re dei venti, Eolo, possono in qualche modo influire sull'andamento, l'andazzo e la natura del match. Eh sì, in qualche modo possono influire, bisogna tener conto anche di questo. Ora viene fermato Monteleone, forse fallosamente, dalla Ganà. L'arbitro invece non concede, non era Monteleone ma era Ponente, rimane a terra Ponente, ma l'arbitro non ha inteso fischiare, fermare l'incontro, sì, per concedere questo calcio di punizione all'Antonimina. Si rialza, ecco che l'arbitro va a parlottare con Ponente. Nulla da fare, non è successo niente, si è rialzato Ponente, qualche timida protesta, ma nulla di che. Va anche il capitano dell'Antonimina ora a dire qualcosa all'arbitro, e Andrea Terranova si riprenderà con un fallo laterale da parte del Merito. Barrega che concede di nuovo la palla lanciandola verso Alvaro. Fair play della Melitese è evidente. Si ricomincia con Terranova Andrea, palla lunga verso Macri in fallo laterale, costretto dalla giocata di Trapani. Va a battere ora Trapani. Come dicevamo, il vento può influire su questo incontro, bisogna tener conto quindi anche del fatto che se uno magari tira da fuori area, la palla avrà un effetto maggiore, sarà quindi anche sospinta dai venti, come hai indicato tu, Eolo. Attenzione all'Antonimina con Monteleone, un brutto intervento di Laganà in questo caso. Vediamo che l'arbitro lo ammonisce e Laganà forse era in ritardo, ha commesso un fallo, è caduto Monteleone, un ammonito. Un intervento duro ma non cattivo, di sbarramento, è stato graziato già una volta ma non la seconda. Un intervento sì, duro ma non cattivo, hai detto bene, naturalmente il difensore deve tentare di difendere la propria porta, lo ha fatto nel migliore dei modi per la Melitese, Monteleone è rimasto a terra. Questi interventi se ne vedono tanti, non era assolutamente un intervento sul piede, ma ha tentato di raggiungere prima il pallone, forse anche essendo in ritardo ha sbagliato l'entrata. È chiaro che un difensore debba mostrare i muscoli e i denti all'attaccante, ma a volte si trova anche un attaccante ancora più duro. Sì, Monteleone è sguizzante, c'è una differenza di età tra i due, è evidente, la Ganà è un po' avanti nell'età e magari la sua entrata era in ritardo, Monteleone era riuscito a saltarlo ed è arrivato dopo, ecco, è stato messo a terra, ora comunque sembra essersi rialzato. Calcio di punizione per l'Antonimina, no? Fitta barriera davanti a Manti, grappolo di uomini in aria, il solito schema, arrivano i saltatori, parte il cross, stoppa quasi la palla capitan Ciccio Candido. Si diceva di Laganà che è noto nell'ambiente per essere uno dei difensori più rocciosi dell'intero comparto. Sì, esattamente, ormai ha un'esperienza ventennale, se non ultra ventennale, ha calcato vari tipi di campi, anche quelli amatoriali, quindi è uno dei difensori delle categorie di prima, seconda e terza categoria più rocciosi, più decisi, sa
qual è il suo mestiere, magari torno a ripetere, un giovane è più sguizzante e lui in tutti i modi cerca di fermarle, qualche volta si aiuta in maniera poco consona, diciamo, alla, però non, nulla di che, non è mai cattivo, forse qualche volta è un po' nervoso negli interventi con i direttori di gara, ma nulla di che, è uno sicuramente dei migliori difensori stile di un tempo, ecco. I minuti 33 nella prima frazione di gioco, il risultato 1-0 a favore della Polisportiva Moletese, l'unico gol è stato messo a segno da Bruno Pansera al 19° del primo tempo su calcio di rigore concesso dal signor Alessandro Meduri per un atterramento di caracciolo proprio davanti al portiere. E attenzione a Candido, a tre avversari, poi la palla viene ceduta a Pansera che viene toccato fallosamente da Monteleone, la Melitese respira, comincia ad avere bisogno anche un po' di fiato, di rompere e spezzare un po' le trame di questo incontro. La Ganà lascia che a battere sia Pansera, intanto si piazza tutta la formazione di mister Scordo, il vento sposta anche il pallone, Bruno Pansera cerca quindi con maestria di perdere forse qualche secondo e batte vicino al suo compagno di squadra, ed eccolo di nuovo Pansera verso Pizzi, dialoga con Candido, ora e Gurneri Giuseppe si libera di due avversari, si piazza caracciolo sulla sinistra, riesce ad arrivare il pallone, non riesce, troppo lungo il passaggio, ecco in questo caso il vento ha fatto la sua, forse il tocco di Gurneri Giuseppe è stato un po' troppo forte, doveva servire caracciolo in maniera più impeccabile, non è riuscito a farlo e si è persa una buona occasione. L'elemento principale di questo match è il vento, oramai possiamo affermarlo senza tema di smentita, sta influendo comunque per almeno un buon 30% sull'andamento di questa partita. Sì, sicuramente il vento sta influendo, noi lo sentiamo qui dagli spalti, quindi chissà poi sul terreno di gioco che è ad un livello inferiore rispetto al nostro a quanto si può sentire, ma spesso si ferma, attenzione all'attacco di Ponente, viene fermato con la giusta, l'uscita ottima, il tempo di Manti che riesce ad impossessarsi del pallone prima che Ponente possa impattare, ora una bella palla lunga per Caracciolo in aria, il cigno di Melito, tiro, palla che va ad essere respinta da Alvaro in calcio d'angolo, forse non ha un tiro potente però sguizza come veramente un cigno, ricorda il, no, facciamo come Van Basten, il cigno di Utrecht, lui il cigno di Melito. Il paragone di Ivano Verducci, calcio d'angolo battuto senza esito e a terra un giocatore del Melito, anzi della Melitese, protegge la Ganà, rimessa laterale per la Melitese, accenna a rialzarsi il giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione, dovrebbe trattarsi del numero 20 Gurneri, tutto ok, si può riprendere, ormai siamo al 37° del primo tempo, la partita è tutta da decidere, l'Antonimina cerca di colpire in contropiede per riequilibrare le sorti dell'incontro che lo vedono soccombente per una rete a zero. Sì, ancora non, diciamo che non è che abbiamo visto molto, anzi non abbiamo visto nemmeno un tiro in porta, a parte eccolo il primo tiro da fuori, un tiraccio, possiamo così definirlo, questo tiro di Macri da fuori, la palla va a finire lontanissima rispetto alla porta che sta... E però mi sembra di poter dire che l'Antonimina non abbia nessuna voglia
di perdere questo match, quando può tenta in contropiede una punizione, una rimessa laterale, un calcio d'angolo. Sì, mi piacerebbe chiedere in effetti a qualcuno dell'Antonimina se c'è stato qualcosa in settimana, perché sembra una squadra che comunque ha voglia di, naturalmente, di portare a casa un risultato positivo, ma non riesco a capire, sarà, giocherà magari sempre così con cinque uomini dietro, ma con la... perdendo 1-0 questi cinque uomini dietro, non riesco a capire il perché continuano a rimanere dietro, visto che la Melitese comunque ne ha due soltanto in avanti. Comunque per ora è così, o avranno paura dell'avversario o c'è qualcuno che manca nella squadra dell'Antonimina e quindi l'allenatore è stato costretto a fare questo modulo. No, non ritengo opportuno che cinque persone rimangano in difesa a difendere che cosa? L'1-0, cioè la sconfitta per ora. Comunque ci sarà, credo, ancora da divertirsi. Per ora, lo continuiamo ad affermare, l'Antonimina non ha tirato in porta, se non che qualche azione così che poi è sfumata all'ultimo momento, mentre la Melitese conta almeno tre interventi dei suoi, le respinte da parte del portiere Alvaro, tra le quali una che ha portato al calcio di rigore. C'è ora un calcio piazzato a favore della formazione locale, col suo esterno sinistro Pansera tenta di mettere in movimento Candido, intercetta la difesa ospite, può partire il contropiede, si allarga ma non ottiene risultato alcuno, semplice messa al fondo campo, indica l'arbitro. 40° del primo tempo, sempre 1-0, è quasi ora di tirare le prime somme. La parola a Ivano Verducci. Sì, intanto l'1-0 è un risultato secondo me giusto per la Melitese, quindi fino ad ora meritatamente in vantaggio. Bisogna dire che questo incontro sta influendo un po' sull'incontro il vento. Attenzione a Caracciolo, mette dentro, respinta dalla difesa, può tornare a riprendere il pallone Barrega, e qui entrano malamente entrambi i giocatori, sia Barrega che il giocatore dell'Antonimina che è rimasto a terra, che non riesco a decifrare chi sia, ma non c'è nulla di cattivo in questo intervento, è un'entrata tutte e due in ritardo, si sono toccati entrambi con Monteleone, ecco. In effetti si danno la mano, si stringono la mano, punizione per l'Antonimina. Urlacci da Kung Fu, Karate, ma poi non c'è niente di sostanza. Eh sì, in definitiva qua sembra che siamo a chi grida più forte poi ottiene il calcio di punizione, ma non è così. Non credo che ci sia stata cattiveria da parte di Barrega, come non c'è stata da parte di Monteleone, che forse non è al meglio della forma e magari ha paura, ecco, che venga toccato fallosamente, ma nulla di che. In effetti si sono stretti la mano, calcio di ora d'angolo per l'Antonimina, ecco, ha avuto forse qualche calcio d'angolo in più della Melitese, soltanto l'Antonimina. Ora finalmente si fanno vedere in cinque nell'area della Melitese, siamo agli sgoccioli, era Macri che cercava di intervenire su questo pallone, facile preda comunque di Manti. Da notare che il guardiano del faro Melitese abbia preso l'ascensore delle torri Petronas, è andato a inarcarsi e a sventare, quindi a mettere in evidenza le sue doti atletiche. Sì, in effetti l'intervento di Manti non era dei più facili, perché non è che lui sia poi così tanto alto, l'altezza non lo aiuta, ma naturalmente lo stacco e le mani sono riuscite ad andare più in alto di Macri, che era pronto a colpire di testa, quindi ottimo l'intervento di Manti come portiere. Ora qua c'è qualche piccolo intervento falloso
di nascosto dall'arbitro. Spero che non si cattivisca l'incontro, ma ci sono state delle piccole. L'arbitro intanto ha concesso due minuti di recupero, siamo ancora al 43esimo. Ecco, vedi questo calcio di punizione, nota come sono, rimangono in 5 a di qua del centrocampo quando della Melitese non vi è solo Caracciolo in avanti. Comunque batte di Hop sicuramente dentro l'area, attenzione, direttamente in porta, traversa, e qui il nostro amico Vento ha influito. Diciamo che si è salvato perché il Vento ha un po' alzato la palla, che comunque ha colpito la traversa, e la dice tutta sulla volontà, sulla generosità dell'Antonemina, che si spinge in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti, attaccanti. Erano 21 giocatori nella metà campo della Melitese alla ricerca del gol del pareggio. Eh sì, ora sta cercando di farsi vedere un po' di più l'Antonemina. Il tiro di Diop direttamente da calcio di punizione, quasi dalla tre quarti, ha creato un'occasionissima. La palla è andata a impattare sulla traversa con Mante ormai battuto, e non ci sarebbe stato nulla da fare. Ora è in avanti l'Antonemina. Giordano riesce in qualche modo a liberarsi del suo diretto avversario e Laganà salva tutto e spedisce la palla in fallo laterale. Vorresti dire l'esperienza di Laganà? Sì, l'esperienza di Laganà manda la palla dall'altra parte del campo, che esce anche fuori. Ora bisogna anche recuperare il pallone. Ecco che arriva dopo qualche paio di secondi la palla ora per Terranova Andrea, il capitano. Ora dalla fascia c'è Ponente, il capitano ancora tocca di testa, palla che viene controllata con gli occhi da Manti, e si prepara quindi a rimettere in gioco. Palla che non è passata lontana dal montante sinistro di Gabriele Manti. Sì, non è passata lontana, ma era un tiro innocuo che non avrebbe arrecato alcun danno. In effetti Manti è riuscito comunque a controllare. L'arbitro fischia proprio al 45esimo. Melitese in vantaggio meritatamente, lo possiamo dire. Un primo tempo in cui già al primo minuto aveva avuto un'ottima occasione la Melitese per segnare, poi il gol arrivato su calcio di rigore segnato magistralmente da Bruno Panzera, nonostante l'intervento del portiere Alvaro. E la parola a te per il commento dei fine primo tempo. Ha già detto tutto Ivano Verducci, sottoscrivo la sua analisi sui primi 45 minuti di gioco. Melitese 1, Antonemina 0, autore del gol Bruno Panzera sul calcio di rigore al 19esimo, ha diretto il signor Alessandro Meduri di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.